Una lunga fila di carri funebri parcheggiati ai margini della strada lungo la via che conduce alla palestra comunale. Tanta gente in attesa dietro le transenne. Un cordone di Boy Scout controlla che nella struttura entrino solo i parenti delle vittime. L'attesa sui volti dei presenti. Dopo un'altra notte di scosse, la cui intensità si va però sempre più riducendo rispetto ai giorni scorsi, è il giorno dei primi funerali di Stato. Nella palestra di Ascoli Piceno, dove si stanno per celebrare i funerali delle vittime del terremoto, è presente anche la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Il Premier Matteo Renzi è seduto accanto alla moglie e al Presidente del Senato, Pietro Grasso. Tra le autorità che partecipano alla cerimonia, anche il Vice Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Alle 11.20 l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I familiari sono seduti accanto alle bare dei loro cari, piangono, qualcuno accusa un lieve mancamento. Uno per uno, poi, sono stati scanditi i nomi delle 35 vittime. Numerose le autorità, anche regionali e locali, presenti. E adesso, Signore, che si fa? Lo ha detto nell'omelia ai funerali il vescovo Giovanni d'Ercole. A nome mio, nel nome di questa nostra gente tradita dal ballo, distruttore della terra, e adesso che si fa? Mi sono rivolto a Dio Padre, suscitato dall'angoscia, dall'avvilimento di esseri umani derubati dall'ultima loro speranza. Ciao piccola, scusa se siamo arrivati tardi, purtroppo avevi già smesso di respirare, ma voglio che tu sappia da lassù che abbiamo fatto tutto il possibile per tirarvi fuori da lì. Ciao Giulia, anche se non mi hai mai conosciuto, ti voglio bene, Andrea. È il testo commovente che un vigile del fuoco ha lasciato sulla bara della piccola Giulia, la bimba morta per proteggere la sorellina Giorgia. Andrea non si è perdonato di non essere riuscito a salvarla e ha chiesto scusa. Quando tornerò a casa mia all'Aquila, scrive ancora, saprò che c'è un angelo che mi guarda dal cielo e di notte sarai una stella luminosa. Il Presidente della Repubblica Mattarella, a conclusione dei funerali, ha abbracciato e confortato i familiari delle vittime. Si è trattenuto oltre mezz'ora all'interno della palestra, si è fermato a parlare con molti di loro, anziani, giovani, persone che hanno riportato ferite durante il sisma. Uscito dall'edificio, ha stretto la mano a tutti i sindaci dei borghi colpiti, riuniti con la fascia tricolore. Abbiamo pianto e sofferto insieme, ma ora è il momento della speranza, così il vescovo Monsignor Giovanni d'Ercole. Cercherò qui di evitare gli errori che sono stati fatti nell'Aquilano, perché possiamo ricostruire quanto prima il tessuto umano, innanzitutto, prima di ricostruire le case, il tessuto umano. E mi sembra questa la cosa prioritaria. Più si costruisce in fretta il tessuto umano, più sarà semplice, più sarà facile ricostruire anche la città, le mura. Le mura si fa presto, bisogna prima ricostruire i cuori. È arrivato il momento che queste cose non accadano più. E dobbiamo avere il coraggio di partire con opera di prevenzione in questo paese. Ve lo dico in questo momento, che per me è di dolore enorme, perché mentre scorrevano quei nomi, molti sono i nomi che ogni sera del 6 aprile all'Aquila noi leggiamo, che sono 309, lo dobbiamo a questi, mai più queste cose. Partiamo con quest'opera di prevenzione, noi siamo in Italia e stiamo scavando, e voi mostrate le stesse immagini come si scava. Si è scavato in Tibet a 5.000 metri di altezza. Cominciamo a fare questo discorso, io credo che lo dobbiamo a queste morti e soprattutto al dolore enorme che crescerà sempre più nei parenti di questi caduti. Perché il dolore che hanno oggi è ancora un dolore che li sconvolge. In questo momento ancora non prendono le distanze. Guardate, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, è un dolore che non solo rimarrà in loro, ma soprattutto è un dolore che coinvolgerà l'intera comunità, come sta succedendo da noi.
Ditemi cosa è meglio per voi, non possiamo decidere tutto noi da Roma. Così il premier Matteo Renzi, parlando con alcuni terremotati al termine dei funerali delle vittime. Dovete essere voi a dirci se volete rimanere nei vostri territori. Cosa è importante per voi? Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha poi lasciato la palestra di Ascoli e, accompagnato dal Presidente della Regione Marche e dal Sindaco di Arquata del Tronto, si è recato nell'ospedale Mazzoni, dove sono ricoverati oltre 50 feriti. Una bambola è il regalo del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla piccola Giorgia salvata dalle macerie, che oggi compie 4 anni. Vattene a preparare dopo la portata di vicino. Che bello, guarda là. Acqua, acqua, acqua. Attenti. Bellina. È passato tutto. Tieni lì. Eccola, eccola. Se stai mettendo un termico ce l'ho. Brava Giorgio!